Ciao ragazzi, allora oggi voglio fare questo video speciale perché l'altro giorno stavo su Instagram e mi compaiono sempre nella home di Instagram tra i consigliati questi video di beauty hacks o makeup hacks, cioè di ragazze che con gli utensili più inaspettati e nei modi più bizzarri riescono a truccarsi o appunto a fare dei trucchetti di bellezza o di trucco che veramente sembrano troppo belli per essere veri. Quindi oggi io farò da cavia per tutte voi, per tutti voi, e li testeremo assieme. Vediamo che cosa ne viene fuori. Trucchetto numero uno. Allora, io ho visto questa ragazza che faceva il contouring perfetto con un coltello di quelli belli, giganti, da cucina, quelli che spaventano, quelli da film horror per intenderci, e lei si faceva il contouring, quindi con la terra, con questo coltello sul viso, e magicamente il contouring è venuto fuori perfetto. Io quindi voglio andare a ricreare questa figata, anch'io mi sono attrezzata ed ho preso dalla cucina questo coltellazzo pazzesco. Adesso proveremo a fare la stessa cosa che ha fatto questa ragazza. Ci tengo a precisare, non fatelo a casa, vi prego, faccio io da cavia per voi. Prendo la mia terra, vado ad immergerci il pennello così, posizioniamo e... mi spaventano un poco questo step. Posizioniamo il coltello più o meno così sotto il nostro zigomo, così, e cioè, se mi vedesse qualcuno in questo momento penserebbe che sono impazzita completamente. E vado a stendere a terra così a questo punto. Allora, per funzionare, nel senso funziona, nel senso che ho una linea bella netta sul viso. Devo dire che così netta, cioè, si vede. Non è che sia molto naturale, cioè, nel senso, se mi vedete uscire così, beh, che siamo sotto carnevale, però insomma non esageriamo. Provo con la Beauty Blender a sfumare un pochino. Ecco, diciamo che con la Beauty Blender esce fuori... no, non si sfuma neanche granché bene. Cioè, è quasi decente se lo sfumo con la Beauty Blender, ma a questo punto... perché mai usare il coltello se posso usare un pennello e poi sfumare con la Beauty Blender? Non ne vedo la necessità, la vedo molto pericolosa come cosa, non vedo l'ora di mettermi a questo coltello che mi fa ansia. Quindi per me questo primo beauty hack, questo primo trucchetto è bocciato. Trucchetto numero 2, questo è meno spaventoso rispetto al primo, ma comunque bizzarro. Allora, questa ragazza su Instagram praticamente ha creato un leva smalto pazzesco che levava lo smalto in modo perfetto con mischiando due parti uguali di aceto, eccolo qua, e di succo di limone. Quindi noi proveremo a fare proprio questo e tenteremo di levare lo smalto dalle unghie con questo composto. Vediamo. Tra l'altro l'aceto ha un odore che io non sopporto. Ok, questo è il miscuglio e la brodaglia che ne è uscita di questo colore molto poco invitante. Io vado a bagnare il mio dischetto di cotone in questa cosa e poi vedremo. Ok, l'odore non è dei migliori, ma devo dire che nemmeno l'odore del levasmalto è molto invitante. Sto premendo come si deve, quindi... non viene via niente. Speravo di aver trovato un'alternativa al leva smalto, ma devo dire che proprio non funziona. Io non so che cosa abbia aggiunto la ragazza nel video che ho visto io su Instagram, ma vi garantisco che non funziona per niente. Lo smalto è ancora lì dove era prima e in compenso adesso le mie dita puzzano di aceto. Quindi anche il secondo trucchetto su di me almeno non ha funzionato, quindi bocciato anche questo. Trucchetto numero 3, questo è il meno spaventoso di tutti e probabilmente l'unico che funzionerà, no, non lo so, però è molto semplice da realizzare. Basta un gloss trasparente, questo è di Laila Pro, quindi qualsiasi gloss per le labbra trasparente andrà benissimo, e poi vi serve un pigmento, questo che ho io è della MAC ed il colore è Rose Gold, è un oro rosa metallizzato. Andremo a mischiare queste due componenti, un po' del gloss con un po' dei pigmenti, nella nostra ciotolina e poi andiamo ad applicarli sulle labbra. Dovrebbe uscire una specie di rossetto iperpigmentato, ipermetallizzato. Vediamo che cosa ne viene fuori. Wow, questo devo dire che mi sa che funzionerà, vediamo. Wow.
Wow, io dico solo wow, cioè non avevo mai provato una cosa del genere, non so se questo colore sta bene su di me, ma sicuramente questo metodo è semplice, trasforma qualsiasi pigmento, non lo farei con i glitter perché sono un pochino troppo grossi, però trasforma qualsiasi pigmento in un rossetto vero e proprio. Se lo vedessi addosso a qualcuno questo colore non immaginerei mai che si tratta di un pigmento per il corpo, per gli occhi, penserei che si tratta proprio di un rossetto. È fantastico, certo che non è portabile, ma è magari in altre colorazioni potrebbe diventarlo. È bellissimo, questo devo dire che funziona, questo è un beauty hack che funziona, quindi il terzo beauty hack promosso. Quarto trucchetto, allora per questo trucchetto vado a tenere questo rossetto ipermetallizzato sulle labbra, adesso capirete subito perché. Perché? Perché questo trucchetto di Instagram consiste nel creare, nell'usare più che altro una schiuma da barba che io ho fregato allegramente a Tomas che nemmeno ne sa niente, quindi vado allegramente a usare questa schiuma da barba come fosse un vero e proprio makeup remover, come se fosse un vero e proprio latte detergente. Forse ne ho messa troppo, devo fare. Ne ho messa decisamente troppa, ma sembra che funzioni davvero. Wow! Funziona! Cioè, ci sono rimasta perché non pensavo funzionasse, pensavo fosse un po' come... cioè, ce l'ho ovunque. Quindi possiamo proprio dire che inaspettatamente, ma il quarto trucchetto funziona ed è promosso. Quinto beauty hack, quinto trucchetto. Allora, io ho visto questa ragazza su Instagram che con una matita, ebbene sì, con una matita, arricciava i capelli alla perfezione. Le prendeva una ciocca, la attorcigliava attorno alla matita, poi con la piastra per capelli andava praticamente a chiudere il tutto per qualche secondo, rilasciava e voilà, questi ricci perfetti erano stati creati. Quindi noi andremo oggi a testare, anche se sono un po' spaventata perché ho un po' paura ad andare a fare queste cose con la matita e la piastra, non lo so, spero di non perdere ciocche di capelli, ma la nostra piastra è qua prontissima e vedremo che cosa ne viene fuori. Prendo una ciocca di capelli e vado ad arricciarla, queste sono extension, almeno non mi rovino i capelli, e vado ad arricciarla attorno alla matita. Prendiamo la piastra, andiamo a piastrare il tutto con la piastra. Io sono sempre più spaventata. Ok, direi che è arrivata l'ora di rilasciare. Voilà, beh, devo dire che effettivamente questo beauty hack funziona e il riccio non è nemmeno tanto male, e per essere la prima volta che ci provo, voglio dire, cioè, direi che funziona, non ho niente da dire, un modo molto strano e bizzarro, ma funziona. Quindi devo dire che questo quinto beauty hack, questo quinto trucchetto funziona, anche questo non me l'aspettavo, ma è promosso. Sesto trucchetto, allora io ho visto questa ragazza su Instagram applicare del rossetto rosso, e non sto scherzando, un rossetto rosso tra l'altro anche molto scrivente, sotto praticamente agli occhi, sulla zona delle occhiaie, per coprire le sue occhiaie che erano marroncine, quindi sapete quelle occhiaie difficili da coprire con dei correttori normali. Lei appunto con questo rossetto rosso fuoco è riuscita a coprirle, ha applicato prima il rossetto rosso, poi del correttore insomma color carne, e voilà, le occhiaie sono sparite e lei aveva questo incarnato perfetto. Io c'è da dire, non ho le occhiaie di quel marrone, per fortuna, almeno una gioia, non ho le occhiaie marrone, nere, quasi viola, eccetera eccetera, quindi non sono sicura che questo beauty hack possa funzionare su di me, ma vediamo, se non altro, se mi cancella le occhiaie che ho e se riesco a coprire questo rossetto rosso con il correttore normale, perché ho i miei dubbi. Mi sto facendo paura da sola, ma vado a fare esattamente quello che ha fatto questa ragazza. Mamma mia, e questo è il MAC Red, se ve lo state chiedendo, se volete provare anche voi questa figata. Sicuramente mi ha coperto le occhiaie, però sono più visibili di prima. Ok, ne ho tolto un po', è sfumato il resto. Sorvoliamo il fatto che sembro tipo la ragazza dell'esorcista e proviamo a correggere, cioè a coprire questa roba qua. Io
Allora, la vedo un po' difficile, nel senso che il mio correttore, nonostante questo sia anche abbastanza coprente, non copre molto bene questo rossore. C'è da dire però che, conoscendo un po' la teoria dei colori, è vero che se uno ha le occhiaie molto molto marroni, questo dovrebbe effettivamente farle sparire, tra virgolette dovrebbe coprirle. Quindi sì, questo è il risultato con il correttore. Io non lo so se si vede in videocamera, ma è comunque molto rossa la zona. Credo però appunto che forse se uno ha le occhiaie davvero marroni, credo che questa possa essere una tecnica valida. Sicuramente non mettetene così tanto, mettetene un po' meno, perché appunto anche se vado a coprire con il correttore comunque si vede. Basterebbe metterne un po' meno, sfumare un pochino di più di quello che ho fatto io, e credo proprio che possa essere una tecnica valida. Quindi io, per quanto mi riguarda, questo beauty hack è bocciato. Non posso dire che è promosso perché così non andrei mai in giro, però potrebbe essere che per qualcuno funzioni. Trucchetto numero 7. Allora, io ho visto questa ragazza che al posto di fare un semplicissimo scrub labbra come tutte noi povere mortali, usava il dentifricio. Ebbene sì, dentifricio, lei usava il dentifricio, l'applicava semplicemente sulle labbra, ha aspettato tipo 10 secondi, non bisogna aspettare più di 10 secondi, questo mi ricordo che era specificato, 10 secondi, poi l'ha tolto e le labbra, almeno a suo dire, erano molto più morbide, tutte le pellicine se ne sono andate, più lisce e quindi anche un po' più voluminose. Quindi io adesso farò da cavia per voi anche su questo, e un po' di paura perché il dentifricio può essere anche un po' troppo aggressivo a volte, quindi andiamo ad applicarlo sulle labbra, aspetteremo 10 secondi e poi vediamo che cosa ne viene fuori. La sensazione è molto strana. Ok, passati 10 secondi comincia a bruciare, quindi andrei a toglierlo in super velocità. Qui ho da rimuovere il tutto. Ah sì, poi altra cosa, bisogna applicare dell'olio nutriente sulle labbra subito dopo, quindi facciamolo, questo di Clarin. Allora, opinioni. Le labbra sono più morbide perché ci ho applicato l'olio per labbra. Non saprei, credo che se avessi avuto delle pellicine sarebbero rimaste. Non le vedo più morbide o più lisce, non lo so, e le sento un po' fredde, questa è la sensazione che ho, sono fredde, quindi questa cosa ti può rinfrescare le labbra, ecco, questa è l'unica cosa, però non le sento più morbide per via del dentifricio o insomma più morbide di quando io applico semplicemente soltanto questo, quindi direi che anche questo beauty hack, il numero 7, è bocciato. Quindi ragazzi e ragazze, questo è tutto per oggi, questi erano tutti i trucchetti di bellezza e di trucco che noi abbiamo provato, giudicate voi. A me non sembra esattamente lo stesso risultato, forse dovrei perfezionare le varie tecniche. Comunque, questo è tutto, spero vi sia piaciuto il video. Io vi mando un bacio enorme, un abbraccio gigante a tutti voi che vi voglio bene. E alla prossima, ciao!